Grazie, grazie, grazie. Le premesse erano da parte di qualcuno dubbiose sul nostro comportamento, invece tutti insieme siamo riusciti ad arrivare nonostante l'abbondanza di discimità in giro che c'è. Comunque voi siete stati bravi e la finale è stata molto molto combattuta, ma molto equilibrata e rispettoso l'una dell'altra. Allora, invitiamo per favore l'assessore Rosa Mastellone, assessore, il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Gargiulo, e c'era anche l'assessore Aversa, ho visto bene? Questa volta c'è, eh? E l'amico delle istituzioni per eccellenza, il ministro Arendina, Peppe Coppola, grazie. Un saluto ancora, specificatamente alla manifestazione o a quello che volete da parte di tutti. Silenzio, grazie. Durante. Salve a tutti, bellissimo questo torneo che ha visto uniti i vari rioni, ha visto uniti ragazzi, adulti, ragazzini, tutte le fasce d'età. È bellissimo questo passaggio dello sport che ha la capacità di unire e di legare non solo i rioni tra di loro, ma anche l'appartenenza al proprio territorio e le differenze e le diversità tra le varie persone. Quindi questo è stato il successo più grande, lo stare insieme e condividere momenti di gioia e di gioco. Brava Rosa, brava, cercare da aggiungere, ha vinto lo sport, è stata una bella finale. Me la sono vista tutta, complimenti ai vincitori ma anche ai vinti, perché veramente è stata lunga, tirata e risolta soltanto ai calci di rigore. Io ho partecipato solo alla prima partita, poi la nostra squadra ha alzato un po' con l'età media, quindi... C'è un piccolo aneddoto che poi farà parte delle allenazioni, il motivo... Vabbè, poi ce lo spiegherò. Comunque, a parte tutto, è stato un bel torneo e vi ringraziamo. Ringraziamo Antonio Guarracino che l'ha seguito per tutte queste settimane con la sua competenza, passione e professionalità. Grazie e penso che è il momento di passare alla premiazione. No, io pretendo, se mi è consentito dalla vostra signoria, per favore Giovanni, tu e Marcello siete stati più presenti perché eravate tu in vacanza, poi sei tornato, ma Marcello c'era già dall'inizio. Un saluto e un ringraziamento a noi a voi. No, il ringraziamento innanzitutto da me personale a te perché per la tua organizzazione come al solito perfetta. A me è dispiaciuto innanzitutto non partecipare. Oggi per esempio all'ultima ora strepitavo, corrivo dietro alla rete, volevo stare in campo. L'anno prossimo ci dovrò essere, purtroppo all'inizio ero in ritardo. Poi mi hai messo nella squadra, insomma, senza fare allusioni. Però è stato anche bello vedere padri e figli giocare insieme, nipoti e zii, veramente è stato un momento di aggregazione. Penso che è stato proprio il momento ideale per chiudere un po' tutta la kermesse estiva che il nostro assessore Marcello Aversa insieme al sindaco a Rosa hanno organizzato per quest'estate. E niente, un arrivederci all'anno prossimo e un grazie a tutti. Passo la parola a Marcello. Grazie Giovanni. Devo dire che sarei contento se avesse vinto il Maiano. È la stessa cosa, voglio dire, siamo tra amici. Noi abbiamo creduto dal primo momento ad Antonio quando è venuto a proporci questa cosa, l'abbiamo messa nel cartellone e fortunatamente non abbiamo sbagliato, ma ne eravamo sicuri. Complimenti a tutti, è stata una bella manifestazione, speriamo di ripeterla negli anni a venire e auguri a tutti. Allora per cortesia, se non andate via, avrei piacere che i ragazzi ricevessero da voi singolarmente questi premi con i quali intendiamo dare ancora più risalto alle capacità tecniche sicuramente, ma anche all'approccio e al comportamento che hanno avuto quasi tutti i partecipanti. Quindi con piacere segnaleremo chi per meriti e chi per aggregazione e per lo stare insieme, per lo spirito che avevamo chiesto inizialmente, verrà nominato, ok? Allora, per quanto riguarda i premi personali, i premi singoli, abbiamo un premio speciale al comportamento esemplare a Gennaro 5, che sta qui, riceve da Giovanni Gargiulo, premio speciale a una persona che non conoscevo, che
ho avuto il piacere di osservare e che ha incarnato quello che noi abbiamo chiesto a tutti i partecipanti. Grazie Gennaro. Poi c'è un premio, sindaco, a un suo omonimo che pur di giocare mi vendo si è prestato a più squadre, il piccolo Pietro Coppola, che ha fatto parte di ben tre rioni. Da tre rioni, per tre rioni si è prestato. Ebbene, ci sono state delle difficoltà in qualche giornata e quindi abbiamo preferito fare così. E poi il suo era pur di giocare mi vendo, pur di vincere mi tengo fuori Lello Carrese, premio speciale alla sua volontaria. Qui si svela il segreto che il sindaco non aveva. Premio Marcello Aversa, Lello Carrese. Grazie Lello, ai tuoi ritardi di tutte le sere, grazie. Guardaci. Per fortuna arriviamo a un premio, miglior giocatore della finale, colui che ha mollato per ultimo, secondo il nostro modesto avviso. Giuseppe Esposito non lo conosce nessuno, Pepito, migliore in campo, era da finale, premia Rosa Mastellone. Premio speciale, miglior giocatore della finale. Non ci sei riuscito a portare a casa il titolo, però. Continuando con i premi singoli speciali, abbiamo a Peppe Coppola, perché è stato veramente il coordinatore, come tanto, e voi lo conoscete meglio di me, come sa cucire esternamente. Melissa, premia Peppe per favore. Sì, foto con Peppe per favore. Grazie Peppe di tutto, senza andare nei dettagli altrimenti arriviamo a domani. E poi abbiamo premio all'unico allenatore, all'unico capitano che non ha mantenuto fede al patto di serietà e lealtà, Francesco Giordano, nuovo pupillo. Premio Antonio Guerracino. Allora poi continuiamo con i premi per meriti ad un abbondante quarantenne che è stato il capocannoniere del torneo, Aldo Ercolano, premia l'amico Peppe Calabrese. Quindi Giuseppe, questa è stata una bella coppia, purtroppo non è stata presente tutte le sere, che sono sempre impegnati tutti e due per vari motivi. Bravo a tutti e due. Grazie. Poi abbiamo premio miglior over 40, ha detto il nostro amico Giovanni Ferrari che ti monti la testa, Enzo Caso, premio over 40, sindaco, lui è un sardanellese acquisito, però purtroppo è un problemino, ce l'avete detto, vabbè, abbiamo capito, siamo per la razza pura, Enzo, siamo... Allora, poi abbiamo il miglior portiere. Solo grazie a lui non si è capitolati tutte le volte, Massimiliano De Maio, miglior portiere, premia Marcello Aversa. Premio Marcello Aversa, bravissimi. E poi abbiamo, anche se i più distratti che non hanno, però siamo stati sempre tutti presenti, più distratti in finale non ha brillato particolarmente, ma il miglior giocatore del torneo, anche per la potenziale follia che lo contraddistingue, molto contenuta nel torneo, miglior giocatore Andrea Liguori. Beh, sindaco Andrea Liguori, miglior giocatore della manifestazione, prego sindaco. Chi sei, Gascogna?
Grazie. Adesso, per favore, insieme ai quattro amministratori e Peppe Coppola, per favore, per Rione abbiamo una targa ricordo per tutti. Quindi da Fridays Friends, tutti presenti per favore, a ritirare il premio e facciamo una foto di squadra con tutti i presenti e gli amministratori, grazie. Siete là in fondo, Fridays Friends, siete voi? Mamma, il ricoglionimento è totale. Siete voi, Granata, quelli con la maglia marrone, siete voi? Sì. Nessun altro c'è? Ok, prepariamoci per squadre così ci raggruppiamo più velocemente. Pietro, tu rimani con tutti. Ci stanno tutti. Tutti, tutti apposta. Grazie. Grazie. Giovanni Negri, vieni. Rione e Ommella. Dove siete, Rione e Ommella? C'è qualcuno? C'è? Vieni, Fede. L'amministrazione vi aspetta, andate di là. Su Mario. Corretti e scorretti, tutti quanti potete venire, ragazzi. Pietro. Non festeggi, non festeggi. Il mio amico Giuseppe Calabrese, la sua squadra Colli, ma penso che, voglio dire, anche qui, vieni, vieni, bomber, vieni, bomber dalle polveri bagnate, vieni, vieni Aldo, vieni Peppe. Tra i presenti voglio sapere quanti di voi hanno fatto 5 gol in una gara ufficiale. Ragazzi, l'amministrazione è da stato voi, altrimenti non la... scusate, l'assessore... Apriamo queste targhe, apriamo, apriamo, facciamo vedere. Bene i Colli. Adesso abbiamo gli sconfitti purtroppo in finale, Maiano, Francesco, tutti verdi, un grande applauso. I finalisti ci hanno regalato una grande finale, bravi a tutti, Enzo, Tonino. Ragazzi, aprite bene che c'è un bello sponsor in petto, non so se avete notato, perciò... Stanno festeggiando, vi stanno festeggiando con bravi i fuochi artificiali. Questa è una foto. Dai Carlo, quello della diretta. Bravi, bravi. Gennaro, sei solo? C'è qualcuno? Vieni ancora tu, Gennaro, vieni. Centro storico Angri, si sono ruotati 14 elementi e è rimasto solo lui. Vorrei sapere che posto hanno fatto? Sesto su 6. Perciò è una resa, questa è una resa, ma lui è stato l'ultimo a mollare. Ok, sulle note di We Are The Champions che velocemente Mauro ha predisposto per noi, l'ennesimo trofeo da ritirare per la squadra Cappuccini, Alessandro Ferraro, Nello, Antonio, Enzo, Andrea, Michele, Gianluca, Luca, e ritira per tutti Giuseppe De Angelis, nuovo media parte di Sant'Agnello Calcio, grande! Eccolo, questo è vostro ragazzi, avete meritato voi. Bravissimi, ragazzi, ci tengo in modo particolare che tutti quanti sostiate la medaglia, così un ricordo simpatico alle tenere, perché grazie, Enzo, eri tu la ciliegina sulla torta, sei stato mitico, sei stato grande e il Papa America domina, grazie ancora Patrizia, grazie a tutti, alla prossima, siete stati bravissimi. Facciamo una cosa in mezzo al campo.